Allora, andiamo a fare un esercizio piuttosto semplice. Prendiamo il grafico della funzione segno. Dobbiamo fare la lunghezza di questo grafico da questi due punti. La lunghezza. Oh, secondo voi, prima di calcolarla questa lunghezza, cerchiamo di approssimarla un attimo. Orientativamente come potrei fare per approssimarla un attimo? Se io faccio questi tre angoli, secondo voi chi è più lungo? Questa spezzata o il grafico della funzione segno? Il grafico della funzione segno. Allora, qualunque sia la poligonale che si appoggia alla curva, supponiamo che la curva sia semplice, la poligonale ha sempre una lunghezza minore di quella della curva. Dovremmo dire poligonale soggiacente, insomma, dovremmo usare una terminologia adeguata, però si capisce. In questo caso, qua stiamo a pi greco mezzi, questo stiamo a 1, quanto è lunga questa diagonale? È radice di 1 in pi greco 4 quarti. Ok? Questa radice va moltiplicata per 4, i pezzi sono 4. Ok? Quindi io so che L di Φ è più grande di 4 volte la radice di 1 di 4. Oppure portando sotto radice, vabbè, vediamo con la radice. Ecco, per 4, no, diviso 4, cioè più 1, no, y al quadrato diviso 4, no, sì, più 1, radice di per 4. Allora, questo è circa 7,45. La lunghezza deve essere almeno 7,45. Ovviamente se vado invece così, beh, io potrei anche andare con la tangente, arrivo fino a qua e arrivo qui. No? Se vado per la tangente, poi una volta che arrivo a livello 1 vado fino a pi greco mezzi, sicuramente in questo caso la lunghezza è maggiore. La lunghezza è maggiore perché questo pezzo di questa curva delimita un insieme commesso. Non è detto, quando ci avete, non è detto che se approssimate da fuori la lunghezza sia maggiore, se questo fa così. Ma poi in questo caso, se questo pezzo qua è più lungo della nostra. Allora, quanto è lungo questo, questa spezzata qui? Che poi pure lei devo moltiplicare per 4. Allora, questo è lungo radica 2, che vado da 0, 0 a 1, 1, qua la tangente era 45 gradi. E poi questo è lungo pi greco mezzi meno 1. Quindi devo fare pi greco mezzi meno 1 più radica 2, poi per 4, e viene 7,94.
quindi devo, la mia lunghezza di fila deve essere completa tra 7,45 e 7,92. Questo già non è, non fa schifo come approssimazione, se io vi chiedo di calcolare questa lunghezza e non sapete, per non sapere leggere né scrivere, il danno vale questo. Ok? Questo è meglio fare questo che calcolare un integrale e dire poi no, ma io ho sbagliato soltanto un 2 da qualche parte e poi l'integrale viene 15. È chiaro? E che significa avere almeno le idee chiare? Dice, ma quello è un 2, mi sono dimenticato di dividere per 2. Però ha fatto uscire 15, quella era 7, intorno a 7 e mezzo. Andiamo a vedere come si fa la lunghezza di questa curva. Allora, la lunghezza di phi, chi è phi di phi? La sapete scrivere la parametrizzazione di phi di phi? Facile. Come si parametrizza un grafico di funzioni? Non è che è difficile. Qua ci metto t, qua ci devo mettere iniziale di t. Grafico di funzione, qua ci metto t, qua ci metto f di t. Oh, t naturalmente deve variare tra 0 e 2. Allora, definiti qua 1 coseno di t. E adesso devo fare l'integrale tra 0 e 2π greco della radice di 1 più cos quadro. E allora, qua c'è un bel problema, perché questo integrale bisogna chiamare questo. E questo integrale non si fa esattamente, si fa per serie. Come faccio? Però attenzione, io posso anche fare radice di 1 più x, questo è uguale a 1 più x alla 1 mezzo, e lo posso sviluppare per serie, perché 1 più x alla alfa è somma di alfa su k. Però non funziona tanto bene, perché questa serie si converge per x compreso tra meno 1 e 1, perché la, diciamo, se x, quando andrete a fare la serie, se x è minore di meno 1, e chiaramente la radice non c'è più, quindi la serie non può convergere. Quindi se andate a fare, quando andate a fare il raggio di convergenza della serie, vedete che viene 1. Ma allora, siccome cos'è x, poi alla fine dal posto x ci dobbiamo mettere lo squadro di t, e lo squadro di t è compreso proprio tra 0 e 1, non è una bella cosa, perché siamo proprio, possiamo andare per certi valori di t proprio vicino all'estremo di convergenza, e quindi vuol dire che la serie convergerà molto lentamente. C'è un altro modo. Oltretutto, se io faccio la funzione 1 più cos quadro t, 1 più cos quadro t, questo oscilla tra, qua si va a dire come, tra 1 e 2. La media della funzione 1 più cos quadro t quando sarà? 3,5. Sarà 3,5. Quindi in qualche modo io vorrei che questo integrale oscillasse, che fosse 3,5 meno. Ok? Allora come posso fare? Allora posso fare così. Coseno di 2t, chi è? È uguale a cos quadro meno 6 quadri. Cioè è uguale anche a 2 cos quadro di t meno 1. Oh. Vero questo? Allora posso dire che cos quadro di t è uguale a 1 più coseno di 2t
mezzi. Quindi abbiamo il piacere di alzare il tutti greco della radice di 3 mezzi più coseno di 2t mezzi. Questa è sempre la mia L di F. Dice che ci ho guadagnato? Ci ho guadagnato tanto. Perché? Adesso andiamo a riscrivere qua la lunghezza che io devo calcolare è uguale all'integrale tra 0 e 2 pi greco a 3 mezzi, radice di 3 mezzi lo metto in evidenza, anzi qua per non mettere proprio più. Poi qua mi rimane la radice di 1, perché 3 mezzi l'ho portato fuori, meno, anzi più, più, sì, perché questo è un più, voilà, non si vede la prima. Coseno di 2t terzi in dt. Come vedete siamo punto da capo, la radice di 1 più x, però questo x adesso tra dove oscilla? Oscilla tra meno 1 terzo e più 1 terzo, che mi viene benissimo perché siamo molto all'interno dell'intervallo di convergenza che era meno 1 e 1. Allora la radice di 1 più x, cioè 1 più x alla 1 mezzo, a chi è uguale? A 1 più un mezzo x, potevo fare più un mezzo su 2, cioè meno 1 ottavo, devo fare un mezzo per meno un mezzo diviso 2 x quadro, poi devo fare più un mezzo 3 x cubo più o piccolo x cubo. Okay. Andiamo a sostituire, vediamo un po'. Io quindi dico che qua mi viene radical 3 mezzi per integrale tra 0 e 2 pi greco di 1 x era la cosina di 20 terzi. Quindi qua mi devo fare coseno di 2t sesti, perché è un mezzo x, poi devo fare meno un ottavo x quadro, quindi un ottavo 8 per 9 fa 72, coseno quadro di 2t. Poi qua mi verrà circa il coseno cubo di 2t. E qua ci metto C, perché questo non mi interessa, questa C, perché osservate che coseno di 2t e coseno cubo di 2t tra 0 e 2 pi greco hanno media nulla. Coseno di 2t tra 0 e 2 pi greco c'è la media 1, anche il coseno cubo fa la stessa cosa, c'è la media 1, il coseno cubo farà così, cioè è simmetrico rispetto a pi greco, cioè anzi è dispari rispetto a pi greco mezzo, e poi la stessa cosa. Quindi questi qua, l'integrale di questi spariscono, quindi per questo non sto stato a perdere tempo a calcolare i coefficienti, mi interessano solo quelli di grado pari. Allora, il prossimo è un coseno alla quarta, poi come vedete qua i coefficienti scendono abbastanza rapidamente, qualunque potenza del coseno, no? Scusate, coseno cubo, non è così, il contrario.
cioè è più vicino a 0. Un numero, quando lo levo, un numero compreso da 0 a 1, quando lo levo a una potenza maggiore di 1, scende, no? È più vicino a 0. Comunque, quindi già l'integrale di cosine quadro, l'integrale di 1 è più grande dell'integrale di cosine quadro, che è più grande dell'integrale di cosine alla quarta, che è più grande dell'integrale di cosine alla sesta e così via. I numeri sotto sono ancora, diciamo, i coefficienti scendono pure loro, quindi è chiaro che la serie degli integrali converge abbastanza rapidamente. Allora io mi calcolo solo questo termine, e già il prossimo lo voglio ignorare. Ok? Il prossimo, se per capirci, sarebbe un mezzo per meno un mezzo, per meno tre mezzi, per meno cinque mezzi, fratto 24 per coseno alla quarta di 2t, fratto 3 alla quarta che fa 81. Mo questo numero qua non è tanto piccolo, perché poi qua cominciano ad aumentare le tre mezzi, cinque mezzi, eccetera. Però in realtà qua c'è 81, quindi tutto quello che ci sarà là verrà molto piccolo, se lo volete andare a calcolare. Potete calcolare anche il quarto pezzo, se volete, con un po' di fatica. Ma diciamo, se ci fermiamo qua, il mio scopo è far vedere che se ci fermiamo qua otteniamo una buona prossima azione. Allora, quindi qua abbiamo radical 3 mezzi, integrale di 1 fa 2 pi greco. Poi l'integrale di cosine quadro fa pi greco. Allora, quindi qua abbiamo radical 3 mezzi per pi greco. Allora, 2 meno un 72esimo, stiamo parlando di 143 72esimo. Mi pare che sia così. Vedete che già qua, rispetto a 2, la prima correzione è molto, molto piccola. Allora, andiamo a vedere. Cancelliamo tutto. Allora, abbiamo 3 diviso 2 qua radice per 143 diviso 72 uguale per il greco circa 7,64. Mo allora, se andiamo a fare qua il calcolo, la prossima correzione, intanto qua c'è meno, quindi è meno, quindi la prossima correzione è negativa, quindi il risultato reale sarà leggermente inferiore a 7,64. Però qua quanto ci abbiamo? L'integrale di coseno alla quarta dovrebbe fare 3 quarti più. Comunque, qua ci abbiamo 15 sedicesimi, 15 diviso 16, diviso 24, diviso 81, e poi vabbè, per un po' meno di pi greco, perché il coseno alla quarta è più piccolo di coseno quadro. Quindi rispetto a un 72esimo è il 3% di un 72esimo, quindi la prossima correzione sta sulla terza quarta decimale. Okay. Praticamente, diciamo, se andate a un programma numerico, andate a fare il calcolo diciamo approssimato alla settima, ottava decimale, vedete che è sbagliato, probabilmente alla quarta decimale. Ok? Quindi è una buona approssimazione. Oh, e se invece lo fate nell'altro modo, cioè senza oscillare attorno a tre mezzi, ma lo fate chiamando direttamente x sin quadro cosin quadro di t, allora dovete calcolare più tempo, dovete fare più fatica, perché diciamo i termini scendono molto più lentamente. Ok.
10 andava molto più lentamente, perché qua sotto ci avete 3, qua sotto ci avete 3, là non c'avete il 3, e qua ci avete quasi un quadro di quello che vi fa scendere i termini molto più velocemente, è quel 3. Chiaro? Che è dovuto effettivamente al fatto che stiamo oscillando attorno a noi. Andiamo a farne un altro, vediamo se c'è più tempo. Sì. Allora, proviamo a fare questa, fare una spirale uniforme, ok? Allora, parametrizziamo una spirale uniforme. Come si fa a parametrizzare una spirale uniforme? Allora, phi di t uguale t coseno di t, t seno di t. Ok? Qua ci potete mettere una costante per aggiustare. Quindi se non ci metto la costante, qua siamo a 2 pi greco. Pi greco che però dovrebbe essere il doppio di questo, cioè, se la spirale è uniforme, questo deve essere la metà di questo, la figura non è perfettamente, diciamo, se non ci metto la, sì, la spirale è uniforme, quello deve essere il doppio di questo, non è perfettamente rispettato, più o meno. Sarebbe la spirale aurea questa? No, questa è la spirale uniforme, non è la spirale, è l'altra che tu dici, quella logaritmica. La sezione aurea è quando tu hai il rapporto, diciamo, uno sta x come x da 1 meno x, pure un'altra cosa. Poi mi pare Eulero voleva spirare logaritmica sulla tomba e però gli hanno fatto quello uniforme, anche perché quella logaritmica esplode subito, quindi fare la figura non viene manco bella. Però lui quella voleva. Lo scultore mi ha fatto quello. Allora t lo facciamo variare tra 0 e 2k più 3. Qua quanto è k? 1, 2, 3. 1600 più 3. Nella figura è su 3G, ok? Si chiama uniforme perché qua tutte le espressioni del tipo R di T coseno di T ed R di T seno di T, tutte queste curve qua sono curve in cui T indica l'angolo, sta girando, R di T indica la distanza dall'origine in funzione di T, ok? Siccome qua cresce linearmente è T, si chiama uniforme. Allora, per calcolare la lunghezza, noi qua abbiamo fatto 3 giri, se vogliamo calcolare la lunghezza di questa spirale uniforme, che dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto fare definiti, come al solito. Quindi definiti è uguale a cos t meno t seno di
poi abbiamo sentì più impostì. Allora, la norma di defi di t è uguale a alla radice quadrata. Oh, guardate bene, qua devo fare il quadrato di sopra, il quadrato di sotto e poi sommare. Però il doppio prodotto di sopra e il doppio prodotto di sotto se ne vanno, perché sopra viene meno 2t sin t cos t e sotto viene più 2t cos t sin t. Quindi qua mi viene questo, il quadrato di questo più il quadrato di questo che fa 1, più il quadrato di questo più il quadrato di questo che fa t 4. Quindi in realtà vi è un'integrale che si può fare. Io devo fare l'integrale da 0 a 6 pi greco, in questo caso, della radice di 1 più di 4. Quindi t. Come si fa questo integrale? Questo è l'integrale di una variabile. Lo dovremmo ricordarci. Qual è la sostituzione che si fa? Se vi ricordate, si fa la sostituzione t uguale seno iperbolico di x. Perché? Perché 1 più seno iperbolico al quadrato è uguale a coseno iperbolico al quadrato. Quindi dt è uguale a coseno iperbolico di x integrale. No? Quindi qua mi viene integrale da 0 e l'arco coseno iperbolico, vediamo un po', e l'arco seno iperbolico di 0 fa 0, quindi l'arco seno iperbolico di 0 fa 0, se pi greco, e qua mi, ci devo mettere coseno iperbolico al quadrato di x. Questo integrale è più semplice di quello che pensiate, perché a parte il fatto di scrivere la funzione inversa del quadrato iperbolico, che è quella, è un esercizio che abbiamo fatto, diciamo, un paio di volte in analisi, no? Però qua o ricorrete alle formule di duplicazione del coseno iperbolico e del seno iperbolico, oppure semplicemente coseno iperbolico y e alla y e alla meno y mezzi, allora coseno iperbolico al quadrato è il quadrato di questo, quindi questi qua sono e alla 2y più alla meno 2y più il doppio prodotto che fa 2 quarti, quindi sono degli esponenziali sostituiti, integrati e sostituiti, ok? Quindi diciamo che è un integrale abbastanza semplice da calcolare, potete finire l'esercizio da soli. Però per finire l'esercizio da soli abbiamo guadagnato 5 minuti, bisogna adesso vedere che ci facciamo questi 5 minuti. Allora, senza io qua continuo, faccio il calcolo e vedo più o meno quanto è. Secondo voi, se la voglio approssimare, che devo fare? Allora, se qua prendevo i cerchi, cioè questa qui ci avrà una lunghezza intermedia tra la circonferenza di raggio più piccolo e la circonferenza di raggio più grande, o no? A occhio, sì. Quindi io mi faccio una circonferenza di raggio pi greco, una circonferenza di raggio 3 pi greco, una circonferenza di raggio 5 pi greco, faccio la somma, più o meno mi devo trovare. Questo per capire anche poi valutare se i risultati che ho fatto dopo tanta fatica, mi sono perso qualche 2, mi sono perso qualche 4. È facile, uno fa l'integrale, si sbaglia, però grosso modo non è importantissimo, diciamo, che uno non faccia per forza mai errori, ma è invece importante che se uno fa un errore se ne accorga, cioè
L'integrale deve venire dalle parti di 70, mi è venuto 25, qualche errore ho fatto, qualcuno lo deve dire, meglio dirlo, chiaro, mi viene 3 volte più piccolo l'integrale, va bene, oppure mi viene il doppio, più grande ancora. Tipicamente sta a fare l'integrale di una funzione positiva, l'integrale viene negativo, sta a fare un'area, se la calcola un'area alla fine l'integrale viene negativo, scrivete tranquillamente l'area che da calcolare fa meno 3, ma come può fare meno 3 se è nato? Quando meno è sbagliato 0, quando meno, chiaro? Queste cose qua uno le deve dire, perché sennò uno sembra che non si stia neanche rendendo conto di quello che sta facendo. Chiaro, io non posso obiettare, no, lui si era reso conto, però mi sono distratto un attimo, vabbè, però l'impressione è quella, va bene. Ora ecco, facciamo l'ultimo esercizio, questo è veloce veloce, è pure facile da fare. Andiamo a fare una curva tridimensionale di t uguale t sen t. Allora, come è fatta una curva del genere? Andate a fare il disegno, questi sono gli assi, questo è l'asse x, questo è l'asse y, z, e ormai come ho disegnato la curva di x, l'ho messa qua, okay. È un'elica, una mola, no? Che vedete che voi avete, se in t coseno di t, cioè in yz, questa è una circonferenza, però mano a mano che questo gira, la y invece aumenta, vedete, quindi vedete, andate a fare il disegno, mi viene la lunghezza di questo, è facile da calcolare perché mettiamo che t qua quanti giri ho fatto fare? 1, 2, 3, 4, a t compreso tra 0 e 8 t greco, e phi che è 1 cos t meno sin t, la norma di dφ è radical 2 perché la somma di questi quadrati fa 2, e quant'è la lunghezza? Radical 2, la lunghezza in quel caso è facile, perché se era 4 volte la circonferenza era 8 pi greco, ma siccome sta salendo a 45 gradi la lunghezza è la pendenza è a 45 gradi. In ogni caso, 8 pi per radical 2, ok? Questo è costante, potete integrare da 0 a 8 pi, mi viene 8 pi, va bene. Allora, un pochetto di integrale l'abbiamo visto, un altro po' li vediamo lunedì, un altro po' di cose. Allora, c'è rimasto da fare almeno la definizione di che cos'è una superficie e qualche cenno al metodo dei massimi e dei minimi quadrati. Ok? Quindi io prevedo di chiudere la teoria lunedì mattina, perché poi aggiungere troppe cose mi sembra perfettamente inutile. Il teorema del minimo lo faremo nel mio. Una volta chiusa la teoria, lunedì pomeriggio, mercoledì e giovedì facciamo esercizi, tutti gli esercizi, tutti i integrali ci possono venire. Ok?